metafora esistenziale. Che a volte non dovete avere paura del mare aperto, ma di stare ancorati nel porto. È così che si affonda. Tempio d'Apollo e noi oggi siamo a Siracusa. We are not the ones to blame. We were tired of playing games, no wonder. I know we had our ups and downs, always thought we got around stronger. But we were drifting. In Sicilia è molto sentita l'arte dei tipi siciliani, le rappresentazioni fatte con queste marionette interamente realizzate a mano. E qui a Siracusa ci sono degli ottimi laboratori, andiamo a visitarne uno. Tradizione portata avanti da poche famiglie che si passano di generazione in generazione il mistero della creazione di questi pupi, raccontano le imprese d'armi e cavalieri d'onore e soprattutto dei paladini di Francia. Forte, c'era un bambino con le mani nere e una signora gli ha chiesto: signora, mi dà la mucchina. Cosa ci fai con la mucchina? Lì, levati le mani, picciotto. Cosa fai? Sei già stanca? Dai, tirati su. Sono seduta su 2600 anni di storia. No, finalmente mangiamo qualcosa dopo 2 ore a camminare, perché Barbara mi fa sempre camminare per 2 ore. Questa praticamente è la raviola. La raviola di solito è di ricotta, però la fanno in mille modi. Io l'ho presa al cioccolato. Per stare leggeri, perché la ricotta mi viene un po' di acidità. Cosa c'è dentro? Madonna! Porca miseria, è che... Io quella con più cioccolato, grazie. Mamma mia, raga. Cosa non è? Buona però, eh? Questa è al forno, c'è anche fritta. Aspetta, stiamo un po' più leggeri, prendiamola al forno. È evidente la stratificazione del tempo. Si regge sulle più rigorose colonne doriche di origine greca. Questo infatti era anticamente il tempio di Minerva. I pavimenti sono rinascimentali. Fu basilica bizantina oltre che tempio greco e chiesa barocca. La facciata infatti è interamente un crogiuolo di tutti gli elementi barocchi e di tutti gli elementi artistici architettonici del passato.
Boh, Marlino chiuso. Siamo al porto di Siracusa, porto di Ortigia. Oggi è il 1° maggio. Ci hanno svegliato alle 7 un trattore. E quindi, un trattore, era un decespugliatore. Un decespugliatore. Io vedo tutto che non c'è nulla. Vai a parcheggiare qua, va? No, il problema non so se qua passa a pulire la strada. Bisognerebbe chiedere a qualcuno. Per rumore che ci fa una multa. Però là c'è un signore, proviamo a chiedere là, va? Siamo venuti a Ortigia e voltato il primo angolo di questo isolotto abbiamo trovato un bellissimo mercato, quindi adesso ci dedichiamo al mercato. Niente, c'è anche il negozio super dei formaggi. Guarda che provola. Guarda le telline. Tellina, che belle. Questa parte di Siracusa, Ortigia in particolare, il quartiere dove ci troviamo adesso, è veramente vecchissima. Guardate come tutte le case sono tenute da queste travi per evitare che collassino. Ortigia è la parte più antica di Siracusa ed è l'originario nucleo abitativo. Quando i Greci arrivarono, sbarcarono ad Ortigia e qui fondarono Siracusa. Wow, ma cos'è? Che idea che ha avuto sta signora, o sto signore, non so chi è, i galleggianti che ci sono al mare, ne abbiamo trovati un sacco in giro per le spiagge e la prossima volta sarà questa la mia idea, prendere, fare un taglio e inserirci della terra per far crescere delle piante. Non so se si vede, ma guardate com'è bombato questo palazzo, praticamente fa la pancia così. Infatti è pieno di tiranti. Tutti quelli che vedete qua sono tutti tiranti che tengono il muro per non farlo cedere, per non farlo venire giù. Pieno di tiranti, tutto là. Vabbè, cuciniamo un po' di pasta, pasta con i pomodorini perché non ho voglia di fare nulla, ho voglia di svegliarmi e rilassarmi. Busiate trapanesi, ma io l'ho fatta al mio modo con pomodorini perché non avevo voglia di cucinare, mi ero rotto le balle, e mandorle. Anzi, questa è una pasta che ci hanno regalato, questa qui è al peperoncino e spinaci.
Ma come contenta Barbarella? Buon appetito a tu! Buon appetito! Ma questa cos'è? Una vasca delle papere? Andiamo a quante ce ne stanno? Pieno? No, Teo. Non è la vasca delle papere, questa è la fonte Aretusa. Non è. Una delle attrazioni più importanti di Siracusa, nonché luogo di bellissima leggenda. Sapete perché? Ora ve lo racconto. Siracusa ha un rapporto molto particolare con l'acqua. Lo vediamo qui nella fonte Aretusa, dove mito incontra realtà. Cosa successe qui? Ebbene, qui accadde il primo caso in assoluto di stalking dell'antichità. La ninfa Aretusa, cara e fedele ad Artemide, si faceva il bagno presso le rive di un fiume. Il dio Alfeo, che era il fiume, se ne innamorò e decise di cominciare a circuirla assumendo le sembianze di uno splendido giovinetto. Ma Aretusa non ne voleva sapere, quindi andò da Artemide lamentandosi, voleva fuggire da questo giovane. Di tutta risposta, Artemide la tramutò in questa splendida fonte. Alfeo, che era uno stalker di quello serio, decise di andare a piagnucolare da Zeus, dicendo: ma io sono innamorato, questa qui si è tramutata in fonte, mo che si fa? Si fa che ti trasformo anch'io in fiume. Lo trasformò in fiume, da allora lui raggiunse Aretusa e restarono insieme per sempre. Pensate quanto è contenta Aretusa di questa cosa qua. Come avevo finito i cunei, cosa ho fatto? Ho messo il sasso, perché eravamo storti. E là ho messo i due cunei e qua davanti ho messo il sassolino. Capomurro di porco, e quello che vedete dietro alle mie spalle è il respiro del diavolo. Cos'è il respiro del diavolo? È un geyser naturale formatosi chissà da quanto tempo,
E la particolarità è che quando il mare è mosso, molto mosso, da qua esce fuori l'acqua, come fosse un geyser. E dicono anche che il livello dell'acqua supera il livello del faro, cioè quello lì. Incredibile. Bella raga, come potete vedere dallo sfondo abbiamo venduto Marlino, ci siamo comprati una barchettina giusto per andare nell'occhio. Beh, il nostro giro a Siracusa si conclude qui, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, se non vi è piaciuto mangiatevi un cannolo e non ci pensate più. Baci, yes. Baci! Baci baci!